Hello ragazzi, ciao a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Pikmin 3. Giorno 16. La scorsa volta abbiamo recuperato tutti i tipi di Pikmin. Abbiamo recuperato i Pikmin blu, quindi ora abbiamo tutti e 5 i tipi di Pikmin. Questo vuol dire che da adesso in poi possiamo andare ovunque. Ovunque possiamo fare tutto quello che vogliamo. La scorsa volta appunto eravamo atterrati qua alla Serra Speranza, dove li abbiamo recuperati e dove lui è scappato dall'astronave e se n'è andato in giro per cacchi suoi, così è esploso, è fatto robe varie. Guardate, tra l'altro bellissima la cipolla dei Pikmin come è diventata. Allora abbiamo 29 blu. Sono pochi, ovviamente. Quindi direi che l'obiettivo di oggi è, oltre che far crescere un po' di tutti, facciamo così, e 20 rossi che sono quelli che probabilmente servono di più. I viola giusto perché magari c'è qualche cosa in particolare da tirare su, non lo so, per passare, robe varie. Quindi abbiamo... ma abbiamo anche loro qua. Oh, mentre loro tirano su quello, io con voi devo andare... Allora, cosa dobbiamo fare prima di tutto? Dobbiamo costruire quel pezzo lì. Come facciamo a costruire quel pezzo lì? Non lo so. Bisogna passare dall'altra parte in un qualche modo, tipo passando da sto ponte magari. Anche perché mi sa che non si vedono... Può essere che non si vedano i pezzi, vero? Diciamo che potrebbe essere un pelino complicato. Allora, voi rosa, alzatemi questo. Vediamo se con solo i blu magari riesco a passare di là. Facciamo giusto un'esplorazione veloce. Allora, se non sbaglio, qua c'erano tipo i girini. E di quelli ce ne possiamo fregare altamente perché non ci servono. Ecco, qua mi servirebbero altri rosa, che in realtà potevamo recuperare dall'altra parte. Qua ci sono i cocci. Porca miseria. Orca miseria, orca miseria, porca miseria. Così, nome e indirizzo, Bernardo Gigante. Ok, Bernardo Gigante, come lo uccidiamo? Dovete rompergli l'occhio, semplicemente. No, 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 lasciate stare, non avete capito un cacchio. Dovete bucargli gli occhi, avete presente? La cosa bella di questo gioco è che appunto potete mirare gli occhi. Guardate che diventa rosso. Quando diventa rosso vuol dire che l'avete colpito abbastanza. Ok, e si ribalta, si ribalta, si ribalta, andate sopra, menatelo. Perché andate in giro, scemi? Cioè, cacchio, gli avessi detto io andate a recuperare. Recuperare i cocci? No, non gli ho detto un cacchio. Dai, forza, la priorità prima ce l'ha sto Bernardo qua gigante. Menare, 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 dai, che è morto, dai, e bravi. 37 su 38, ecco, ovviamente uno se ne doveva andare per i cacchi suoi, ma mi sembra giusto, no? Cioè, quello lì da solo, si è fatto tutto il giro perché è un deficiente, non poteva aspettare ad aiutare gli altri. No, no, non ce ne frega niente degli altri. Io prendo e faccio quel cacchio che mi pare, bravo, complimenti. Allora, un pezzo l'abbiamo fatto, voglio vedere se riesco... Dobbiamo muoverci perché qua comunque non sto concludendo niente, sto perdendo un po' troppo tempo. Ma vediamo se possono passare tranquilli loro o hanno problemi vari di qualche genere. Non credo, eh. La zona dovrebbe essere abbastanza pulita. Perfetto. Allora vorrei fare un'altra cosa, ovvero prendere i rosa qua e andare ad alzare questo tavolino qui. Cosa mi dai? Piccolino. In teoria dentro c'è qualcosa di bello, ottimo. Che prendiamo con i blu perché sono gli unici che passano in acqua. Ah, che cacchio di giro fate? Fate il giro lungo. Ma oggi c'ho voglia di fare tutto il giro lungo qua, vabbè. Non so cosa vi devo dire. Fate quel cacchio che vi pare. Allora abbiamo 19 blu. Quello, no, quello dobbiamo costruirlo assolutamente in questa parte. Lo voglio finito. Non accetto, orca miseria. Qua c'è il bordello. Qua c'è il bordello più totale. Quel robo lì non dovrebbe essere abbastanza forte. Ve lo posso assicurare. Cioè, dovrei ricordarmelo. Non mi ricordo assolutamente che cosa facesse, però non è forte, vero? O almeno non sembra essere forte. Ok, là dietro ho visto che ci sono dei cocci, perfetto. Allora, voi qua, che state facendo? Niente, vi grattate tutti quanti. Qua ci sono dei cocci di qualcosa. Però per arrivare... Ah, per il ponte. Però per arrivare al ponte dobbiamo costruire quello, perfetto, niente. Quindi, vediamo di raggrupparci un attimo. Ho visto... il ponte che stanno distruggendo loro qua, che è un muro. E per andare a prendere quelli, perfetto. Allora fai così, Charlie. Vai lì. Intanto Alf raccoglie un po' di quelle cose lì che mi serviranno, forse, non ho idea. Già che ci sono, fate così, pompatevi e tirate giù. Perché questo deve cadere subito. Dobbiamo distruggere la blostrica. Voglio costruire quel cacchio di pezzo di ponte. Che non è un ponte, è un vaso. Ok, allora questo ha fatto. Voi andate e massacratemi questa blostrica. Veloci, veloci, bravi, bravi, bravi. Bravi, e portate veloci. La blostica la recuperiamo dopo. E lui qua è arrivato, perfetto. Tra l'altro non dovrebbero nascere altri tipi di Pikmin. Quindi facciamo una cosa. Voi già che siete qua, dato che bene o male vi dovete riprodurre in un qualche modo, portate un po' di roba. I blu sono una specie intermedia, diciamo. Non servono molto, ma non servono neanche poco. Ok, oh, te qua hai fatto, brava. Però devi stare attenta dove passi perché c'è la rana. La rana è pericolosa.
due rane son più pericolose di una rana. Che cacchio di giro fanno? Io proprio non li capirò mai, davvero. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Adesso che abbiamo loro, non ne ho idea. Forse i rosa qua non servono più. L'unica cosa che mi può venire in mente da fare a parte distruggere questo, dobbiamo prima distruggere le rane. Dai, una fuori, due andiamo adesso. Perfetto, due sono morti in battaglia malamente perché sono deficienti, vabbè. Ma per questo abbiamo visto. Allora, diamogli un altro sprite così si muovono. Tu, Charlie, cosa c'hai da fare? Cosa c'hai da vedere? Cosa c'hai da sentire, udire? Qualcosa, Charlie, fai qualcosa, Charlie. Dirigiti qua, vai. Sei tu, prescelto. Anche perché... Ah no, cacchio, mi servono gli altri capitani però. Scusa la domanda, ma voi che cacchio ci fate qua allora? Un cacchio, non servite a niente qua. E perché ci sono due Pikmin in giro? Ma perché si perdono? No, raga, c'è un rosa qua. Oh mio Dio. Ma io dico proprio il massimo del ritardo ce l'hanno loro. A quello lo salva Charlie, te vai a salvare quello e amen proprio. Anche perché adesso che mi ricordo qua, purtroppo, passato questo ponte, lì... Guardalo, lì dentro il maledetto. Dentro la lattina c'è il ragno, che non è un ragno, è un granchio, ma vabbè, è simile al ragno, ok? E quello crea non pochi problemi, non pochi. Dai, Giallo, vieni qua e non rompete, basta, avete finito. Di, non so se dirvi bravi, perché comunque avete fatto il vostro dovere. Ce ne sono tre in giro blu, sono tutte e tre qua, non rompete. Muovetevi e non azzardatevi a perdervi. Vi conviene proprio, vi conviene. Un po' così. Non è stata una delle migliori giornate. Non so se... Cioè, di sicuro potevamo fare molto altro. Cioè, quel granchio potevamo devastarlo già completamente. Non è difficile. È difficile, ma non è lungo. Però bene, abbiamo recuperato quello. Abbiamo distrutto il granchio gigante, il paguro Bernardo enorme del male. Diciamo che non è stata inutile completamente la giornata. Anche perché abbiamo fatto riprodurre i blu, che sono molto importanti in questa zona. E oltre che in questa zona, ci serviranno poi nelle zone future. Perché tutte le cose che abbiamo lasciato fino adesso è perché i blu non ce li avevamo, quindi tutte le zone sono zone acquatiche praticamente. Tra l'altro mi sono ricordato che è vero che c'è lui che ci ha rubato le scorte, però se tutto va bene prossima parte sicuramente lo recuperiamo. Sto giusto pensando a dove potrebbe essere finito, e se è finito dove penso io la prossima parte siamo rovinati. Dopo un'attenta osservazione dei Pikmin alati ho capito che non sono adatti alla battaglia, ma visto che sono gli unici che sanno volare devono esserci lavori che possono svolgere soltanto loro. Bisogna prestare attenzione alle situazioni in cui si rivelano decisive le loro potenzialità. Tipo sollevare i ponti? Vero, vero anche quello, ma io voglio dei guerrieri. Quindi li addestreremo anche a combattere. No, scherzo. Va bene, comunque, giorno 17, la prossima volta, appunto vi ho già detto, molto probabilmente punto a salvare lui. Non so se ci riusciamo, devo ricordare chi è il boss, ma lo vediamo. Se è un boss che dico io, non so se ce la facciamo domani. In ogni caso, ragazzi, termino quell'episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su Pikmin 3. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.